Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a completare le review dei Tots e la Liga che ho provato durante il weekend e vi porto tre giocatori che sono molto in hype anche per quelle che sono le loro prestazioni nella realtà. Benzema su tutti, Joao Felix e poi ci andiamo a vedere anche come si comporta il buon David Alaba. Partiamo dal difensore del Real Madrid, buon Alaba che onestamente non mi è dispiaciuto, ma non mi ha fatto neanche urlare di gioia. Qui sì, l'avete visto, buono l'anticipo, qua recupera anche palla, anche se non in maniera precisissima. Qui va prima con un contrasto a vuoto, ma poi è bravo a recuperare il pallone in seconda battuta. Qui va un pochino a vuoto e prendiamo gol, con l'L2 si era mosso fin troppo bene, non mi aspettavo quell'agilità. Qua invece fa valere la sua stazza perché ha comunque un bel baricentro piantato e recupera ottimamente i palloni. Quello che mi ha colpito è stata la sua velocità. Avete visto qui Mbappé era già lanciato in campo aperto, viene recuperato da Alaba, l'avversario non l'ha presa bene e addirittura me la guitta. Passiamo invece a Benzema. La cosa che mi ha sorpreso di più di Karim è la sua agilità. Avete visto qua come si è girato in un fazzoletto per calciare col mancino? Che vabbè, rinnovata quinta piede debole che si sente tantissimo. Anche se qua in questo caso ancora una volta tanta roba l'agilità nello stretto, però poi quando è arrivato a finalizzare un pochino mi aspettavo di meglio in quel frangente lì. Mentre guardate qua, trottola, regà, cioè è incredibile col body type che c'ha e i parametri di forza e tutto quanto, non ve lo aspettate. Guardate qua, l'avversario qui mi si era fermato, quindi ho avuto la possibilità di potermi azionare ed è veramente qualcosa di incredibile, praticamente anche senza stamina. Poi fa valere anche il suo grandissimo tiro a giro e infatti è una delle cose che più mi è piaciuta anche di Karim, proprio questo grande tiro dalla distanza. Qui si apprezza anche lo speed boost, che onestamente è di livello per un attaccante con queste caratteristiche. Poi ancora una volta da quest'altro lato sempre lo speed boost doppio, addirittura un tentativo di smarcarmi per andare a cercare la mattonella. Guardate qua semplicemente con la levetta analogica come mi sono portato praticamente tutta quanta la difesa a spasso. Poi sono andato a calciare a giro tutto quanto marcato, sbilanciato, e stava anche per fare un gran gol. Qui ancora una volta ottima piroetta col tiro cancellato per andare a calciare, ma il portiere è bravo a intervenire, speed boost che dà una pista all'avversario e ancora una volta gran parata del portiere. Molto clinical, pallonetti che non sono proprio la meccanica più facile del mondo, che vengono spesso trollati. Invece sto Benzema, avete visto come l'ha finalizzata perfettamente, anche qua cambia piede con il destro di punta per infilare il portiere che stava venendo a prendere palla fuori. Qui ancora una volta sempre lì la ricerca della mattonella, ma non è un tiro a giro così ampio quando si è così stretti, bisogna prenderlo un po' più alla larga per cercare di prendere la parabola giusta. Qua ancora una volta si gira e si rigira alla perfezione, mancino a fulminare il portiere. Ottima anche la velocità, guardate qui come lanciato in campo aperto, brucia Varane, tiene di fisico, suola con un ottimo controllo palla e buca il portiere che stava uscendo. Nota dolente, ve lo dico, sto Felix, perché allora io l'ho provato a salvare provandolo in vari moduli: trequartista nel rombo, esterno nel 4-4-2, COC nel 4-2-2, quindi comunque un esterno. Ma guardate come schilla male, praticamente ha uno speed boost inesistente. Qua sì, ok, ha segnato, ma giusto perché ho fatto una bella suola, avrebbe segnato probabilmente anche Possanzini. Qua ancora una volta invece apprezzate questo grandissimo speed boost che è inesistente con la conclusione marcia. Meno male che c'era Benzema che ha insaccato, perché altrimenti mi ha mandato in terapia. Stessa partita di prima con l'avversario fermo, guardate la differenza di agilità tra Felix e Benzema. Quando vi aspettate molto di più da Felix, arriva poi a calciare con il mancino, non è il suo piede forte, ma poi insomma prende la traversa, ma veramente poca roba per sto Joao. Allora ragazzi, quindi che dirvi, partiamo da Joao Felix, o meglio Scammao Felix, perché per 1.300.000 questo penso sia uno dei giocatori peggiori che io abbia provato non solo quest'anno ma credo negli ultimi anni, perché abbiamo un giocatore con 1,81 m con rendimento normale normale, quindi già questo vuol dire che te lo ritrovi in mezzo al campo che non sa bene che cosa fare, forse vuole difendere, forse vuole attaccare, sta lì nella sua dimensione, galleggia senza avere una meta precisa. 5 di skill, una schifezza, perché grazie al suo bellissimo body type unico che ricorda quello di un abete, non skilla per niente bene. 4 di piede debole, che ti posso dire, ma me ne può fregare di meno. Ma
La cosa peggiore sono quei movimenti che cerca di fare, poverino, quando skilla. Cioè, lo vedi che ha proprio bisogno di aiuto. Ti fa anche tenerezza, Joao Felix, per alcuni versi. COC non lo potete giocare. Io l'ho giocato anche, ho provato a metterlo esterno. Ho detto, fratelli, tu c'hai 95 di velocità, con 94 di accelerazione e 96 di velocità scatto, ma almeno correrai. Non corre, raga, spoiler, l'avete visto, non si speed boosta neanche. È veramente un obbrobrio di giocatore. Quindi non fate caso a tutte quelle belle cose, la finalizzazione, la potenza tiro, bullshit totali. Non c'ha neanche un pizzico di tiro a giro, quindi neanche vi serve a quello. Poi c'ha 96 di passaggio corto e 80 di passaggio lungo. Quindi voi vedete quel 91 di passaggio, che però in realtà dovrebbe essere 84, se avesse dei parametri fatti un po' più sistemati e bilanciati, viene carriato da quel passaggio corto. Agilità 98, equilibrio 90, reattività 95, controllo palla 99, ma dove? Questo di agilità ve lo dico io, questo c'ha 80 di agilità, 84 di equilibrio, di reattività 75, controllo palla 3. Io ve lo giuro, è pressoché inutilizzabile, e poi ve lo fanno pagare pure 1.300.000. Cioè, veramente, questo se sto giocatore costava 300-400k, già mi sentivo derubato. Quindi, veramente, voto 4, sconsigliato proprio dal profondo del corazon. Mentre passiamo su Alaba. Anche lui normale, ma sui difensori centrali ti posso dire mezzo che mezzo può andare pure bene. 3 skill, 4 di piede debole. Lui è un difensore molto tecnico, tant'è vero che ha buoni passaggi e soprattutto con l'L2 si muove benissimo. Infatti c'ha 88 di agilità, 99 di reattività e già so che qui qualcuno di voi dirà, ma io Alaba lo voglio mettere a centrocampo. E lo puoi fare, perché lui lo potete anche mettere tranquillamente mezzala, lo potete mettere tranquillamente CDC in un 4-4-2, in un rombo, insomma, dove meglio preferite, ve lo potete rispendere. È discretamente manuale, non ci ho visto fare così tanti interventi automatici, cioè se lo devo paragonare a Militao è un altro pianeta. Cioè, tipo Militao sta su Saturno, sto Alaba sta su Marte. Proprio due anni, pianeti opposti, due galassie opposte. Forza e aggressività va bene, anche se quell'aggressività 86 è un parametro che un po' ti dico bah, perché non è che si attaccava perfettamente. Quindi diciamo che tutto sommato gli darei un 7,5 di stima, anche perché te lo tirano appresso, 200.000 crediti. Ci può pure stare che ve lo comprate, lo provate, ci sbattete voi la testa e vedete se vi piace o meno. Però non è che sia questo difensore che vi svolta la giornata, vi svolta la squadra, vi cambia chissà quanto. Mentre concludiamo il video con l'uomo più atteso del weekend, ovvero Karim Benzema. 4 di skill e 5 di piede debole, che quindi gli viene aumentato. 1,85 m, 8 partite, 9 gol e 4 assist. Ma un enorme e gigantesco problema: 3.850.000. Ragazzi, volete che io vi faccia un rapido elenco dei giocatori che voi vi portate a casa con quei soldi? Cristiano Toti, Mbappé Headliner, Cruyff, Pelé, Puskas, mia zia e mia nonna. Cioè, io mi ci farei un attimo due domande, perché poi insomma, se andiamo ad analizzare la carta, per carità di Dio, è incredibilmente agile per un giocatore di 1,85 m, con 92 di forza non me lo sarei mai aspettato nella vita. Si muove benissimo sia di levetta che con le finte di tiro cancellato. Accelerazione e velocità scatto ci stanno, perché ha un buonissimo speed boost. Sta finalizzazione 99, in realtà fai che più 94, perché non è che è American Sniper davanti alla porta, anzi, qualche volta le sue cappelle le ha fatte, però segna, questo gli va assolutamente riconosciuto. C'ha pure un bel tiro a giro e difatti c'ha pure il tratto. Poi sui passaggi, qualora lo vogliate provare ad impiegare anche da COC, non se la cava male, anche se pure lui è carriato da quel 96 e poi di lungo c'ha 81. Controllo palla 99, reattività 99, agilità 92, vi ripeto, si sentono, perché nonostante io credevo che sta carta qua fosse penalizzata un botto, da quel 92 di forza e dal 1,85 m di altezza, assolutamente no. Quindi se costasse un prezzo decente, e per me un prezzo decente è quanto Suarez, perché è il fratello gemello di Suarez Tots, ma più forte, perché è un po' più agile. Quindi Suarez sta sul 1.000.000, questo se lo voglio pagare 1.300.000, 1.400.000, te li voglio pure dare.
Però questo qui vive veramente troppo dell'hype che si risente per via delle prestazioni incredibili che ha avuto nel calcio reale. Quindi 4 milioni è un prezzo veramente fuori qualsiasi logica. E quindi per via del prezzo io gli do 6 e mezzo, perché 6 e mezzo è quello che si merita per non dargli un'insufficienza. Senza invece il problema del prezzo, ripeto, sul 1.300.000, 1.400.000 gli do un bel 8 e mezzo, perché è veramente un giocatore simpatico, Karim. Dopo la versione flashback a me non è dispiaciuto per nulla. Stile intesa gli ho dato motore, ad Alaba ovviamente ombra, e a Joao Felix gli ho dato il cannoniere. C'è chi mi diceva anche il cervello, provate, ma questo bisogna dargli solo a Flebbo, perché non c'è speranza. Anche per questa review è tutto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, se li avete provati, se li proverete. A me non resta altro che ricordarvi in descrizione il link della piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. Per il resto vi auguro una buona giornata, un abbraccio dal vostro Liberoschi, ciao!